Non è necessario avere in mano una pistola per difendersi, esatto. Anche questo. Ma qualsiasi azione che una persona fa nel difendersi viene chiamata poi ad essere verificata nella corrispondenza e la proporzionalità all'offesa ricevuta. Ecco, in questo passaggio, in questa semplice definizione, ci sta un mare di giudizio che spesso e volentieri, nella totalità dei casi, mette poi ad incriminare chi ha subito l'aggressione. Il concetto deve essere chiaro. Se una persona viene aggredita deve potersi difendere e l'aggressore, non ci sono storie, paga prezzo. Se poi nel caso specifico mi entri in casa e ho anche magari dei minori o anche una famiglia da difendere, beh, non ci si deve stupire se poi qualcuno entra in una maniera ed esce in un'altra. Adesso, senza esagerare, cioè, i termini, se non esce con le sue gambe, ma guarda, mettiamolo, esca in qualsiasi maniera, ma non esce come è entrato. È chiaro che c'è un livello da definire di difesa, ma è altrettanto chiaro che così come stanno le cose in Italia non va bene. Abbiamo qui l'esempio dei farmacisti, perché non pensare ai gioiellieri, al tabaccaio, al giornalaio, un esempio vale piuttosto per tutti, che il benzinaio, ovviamente. Cioè, quanti benzinai abbiamo ancora, vengono dove c'è da trovare più chi volte. Li ha ammazzati, chi li ha ammazzati. Sì.